Brave ragazze. Buongiorno. Mister Ventura. Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di cose. Grazie mille signora, grazie. Come grazie. Chi saluta? Grazie a lei. Chi parla? Beh, buongiorno a tutti. Buongiorno. E agli ascoltatori. Sì. Ci tenevo a intervenire. Sì. E ringraziare pubblicamente tutti. Ringraziare per cosa? Per questo lavoro straordinario che abbiamo fatto. Queste 10 vittorie di fila sono un record straordinario. Sì, no. Quindi, in pratica, sta facendo i complimenti a Mancini. Vuole fare i complimenti a Mancini? No, voglio fare i complimenti a me stesso. Ma c'è stesso. Beh, questa bella Italia l'ho creata io. No, brindisi, signore. No. Un brindisi. No. Alla decima. Alla decima. Non era fatto niente. Queste 10 vittorie di fila, senza di me, sì, lo voglio dire con grande umiltà, sì, no, non sarebbero state possibili. Cosa sta dicendo, mister? Beh, nessuno lo dice, sì, ma io ho chiaramente apparecchiato la tavola a Mancini. Sembra. Beh, gli ho fatto saltare i mondiali ai ragazzi. Sì, questo è vero. Li ho fatti riposare, li ho fatti rilassare. Ho dato al mister dei ragazzi belli tranquilli, cioè, belli rilassati. I ragazzi con me gli ho regalato un anno sabbatico. Mentre le altre nazioni a giugno andavano in Russia, al freddo, a faticare, a sudare, i miei ragazzi orgogliosamente erano Ibiza a Formentera. Non c'è niente da essere orgogliosi. In spiaggia a rilassarsi e attaccare un po' la testa per prepararsi poi, ovviamente, a questo record straordinario di 10 vittorie di fila. Senza quella parentesi del mondiale saltato, il record non sarebbe mai stato possibile. È stato un lavoro di tutti di cui io mi prendo con grande umiltà il merito. Sentiamo, grande umiltà. Posso dire una cosa? Mi duole. Mi duole vedere che Mancini non abbia nemmeno menzionato. Come mai? Io lo voglio dire all'italiano. Sì, cosa vuol dire? Avete imparato a conoscermi, sono fatto. Io non sono uno di quegli allenatori che senza fare nomi come Lippi. Vabbè, non faccia nomi, perché Lippi? Che ti consigliano un'Italia stanca e spremuta da un mondiale vinto. Diciamo la verità, dal 2006 è stata una tragedia. Lippi è stato il fautore di quel mondiale. Non è stato il fautore di niente. Ha vinto. Grosso andrebbe cacciato dall'Italia. Grosso per quello che ha fatto. Io invece faccio un lavoro diverso. Io metto le basi. L'abbiamo notato che è diverso. Io metto le basi per poi consegnare un'Italia rilassata, pronta a battere il record sul record. Ecco, quindi sta dicendo che pensa che l'Italia è pronta a vincere, a far bene, insomma, in questo europeo. Beh, ma mi auguro che Mancini abbia il buon senso e il buon gusto di uscire ai gironi. Perché? Ma per poi far rilassare ragazze e puntare magari a un altro record successivamente, magari 11 vittorie di fila al prossimo allenatore. Insomma, ma non servono a niente sti record. I record, lo diciamo per la stessa, sono record e li portiamo in tasca. Se oggi tutta l'Italia festeggia, è merito mio. Ma non è merito suo. Grazie a tutti. Grazie signora. Grazie anche lei. Grazie mille. Grazie a tutti, mister. Arrivederci. Quindi agli italiani vi dico prego. Gli autogol.